al sole o sarà piuttosto il sole che gira intorno alla terra? Quando è stata inventata la flanella? Chi non si farebbe Belen Rodriguez? Ecco, per comprendere meglio tutto questo ci siamo spinti sin qui, in questo antichissimo sito archeologico, Piazza San Giovanni, un tempo pullulante di gente entusiasta, musica e allegria, oggi desolatamente vuoto. Ma andiamo a ritroso nel tempo, ripercorrendo i passi dei nostri avi, per capire meglio quale popolo frequentava questi luoghi. Forse gli egizi? O i cinesi? O i romani? O niente di tutto questo. I Maya, un popolo ferocissimo, dedito a pratiche spietate, come ad esempio versare il sale nel caffè o suonare al citofono per poi scappare lesti. Guerrieri sanguinari come il feroce Maya dell'Ana o il crudele stregone Maya della Salute. Notoriamente glabri, per questo quando tra loro nasceva un membro particolarmente irsuto lo eleggevano al loro capo. Costui cercava di approfittare subito del suo ruolo liberando grida belluine dal forte richiamo erotico, attirando così l'attenzione di tante donne Maya, meglio note come Maiette. Quella che tra loro superava una durissima selezione era l'eletta Miss Maietta Bagnata. Ciao, siamo i Maya. Siamo il popolo di Cantivoni che stasera farà tremare la terra. Perché sapete, noi abbiamo predetto la fine del mondo nel 2012. E uno dei motivi per cui ci sarà la fine del mondo è che si sposterà l'asse terrestre. Ovviamente noi stasera ci porteremo avanti per sopravvivere, saltando tutti dalla prima all'ultima fila fino lì in fondo. Risposteremo l'asse terrestre, così nel 2012 tornerà la normalità. Perché questo possa avvenire, ho bisogno che qualcuno mi dia un suggerimento su cosa fare in realtà. Io so. Come potremmo fare? Perché questo avvenga, per farli saltare tutti insieme all'unisono. Come possiamo fare? Facciamo una festa! Come on.
mano e un pervertito ha rapito Gaia per fecondarla con aglie e gnandettiglia. Poi hanno con i lieti e li mostrano alle TV spacciandoli per degli extraterrestri. C'è chi vuole farsi Gaia, con fumi spazi in aria, da un aereo chi la ingabbia come la Sinara. Sinara, Gaia Zitti, a Baia che Brian Ritti, e Gaia come Pizzi, che Gaia, Gaia non è. Da San Giovanni non sta, usa un millennio in vano, sulla sua paracchiluca, Godzilla e coi passi della Bibbia Gaia sopravviverà a questi cazzo di asteroidi che non vanno mai schiacciato neanche una farfalla. Se non mi tratti Gaia come una recluta in aria, al petrolio palapaglia non è una cazzo.